Ragazzi, rinizia un nuovo episodio del Banco dei Pegni, perché adesso, ok, è morto tutte le volte, tutto bello, eccetera, ma siamo in un periodo veramente devastato. Abbiamo essentially l'inventario pieno, la gente non sta comprando, la gente vende a prezzi devastantemente alti, cioè non ci stanco la testa, non trovo un altro Adolf come butta fuori terzo livello, è un disastro. Oggi, prima di tutto, sarebbe fighissimo arrivare a 200 milioni e cambiare negozio. Bro, oggi si builda. Ma lo sapevate che esiste un sito dove poter acquistare la maglia della propria squadra preferita ad un prezzo letteralmente incredibile? Su fcmaglia.com potrai davvero trovare di tutto per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo, dalle maglie da calcio, di praticamente qualsiasi squadra delle migliori competizioni, dalle maglie e tutto quello che riguarda l'NBA e la Formula 1. Completi di tutto, dai pantaloni, pantaloncini, calzini, scarpe, tute, giacche, cappelli. La cosa figa è che inoltre la tua maglietta potrà essere completamente personalizzata. In primis con un sacco di top riguardanti le competizioni e molto altro. E in secondis perché potremo aggiungere anche un nome e un numero personalizzato. Se poi al tuo acquisto utilizzi anche il codice coupon NEX, avrai un ulteriore 10% di sconto. Le maglie sono davvero di ottima qualità. Io ho preso quella del Real Madrid, del Napoli, del Manchester City e della Juventus. E giuro, sono davvero al top. Inoltre ti consiglio anche di controllare il loro canale Telegram, dove spesso ci sono eventi con magliette in omaggio. Tutto quello che devi fare è cliccare il link che trovi qua sotto in descrizione per visitare FCmaglia oggi stesso e scoprire tutto l'intero catalogo. Allora ragazzi, aborto, riapre il negozio dopo 27 mesi, cioè puttana vacca. Apriamo e ci troviamo davanti il signor Egberto. Egberto ha portato una valigia piena di contanti, ovviamente qua non ce ne sono così... le carte, tutto quanto in nero, così non viene. I ragazzi qua c'hanno molto da dire. Egbert è un po' competente e vorrebbe... Che cosa vorresti comprare? Il mio tavolo antico da 8 milioni. Scommetti che non mi dà niente. Io queste adesso andrò a litigare. 11 milioni per lo streamer, grazie. 9,3. Brother, facciamo 10 milioni e 500 mila euro. Trust al creatore di contenuti. Bro, te fidati dello streamer che ti porta casi soldi. Prima di 2 milioni i primi 10 minuti di Banco dei Pegni. Non so se... Lo streamer. La signora Alanis arriva al negozio con un po' di collezionismo, un po' di abilità e un po' di competenza. Vorrebbe comprarmi... È mio sto coltello? Aspetta, ok, direi... No, ma scusa. Ok, l'ho pagato tantissimo questo. Bro, 300.000 euro. Non me li darà. La caccio in di alzare le mani. Ci becchiamo Raimondo, che invece ha le peggio sta di sempre e vorrebbe comprarmi la collana da 1.700.000. Io vorrei dargli... Che ti devo dare? Mi devi dare tu 2 milioni e 3 almeno. Devo stare basso. Devo stare basso. Mamma mia, perché qua finisce in un combattimento all'ultimo sangue con io che spero che veramente al posto degli occhi ci venga una marmellata di fragole. Allora, Brian è avido e collezionista e vorrebbe... Poltrona antica da 2 milioni e mezzo. Aspetta un secondino. Come 1,9? Ma sì, 2,5. Mi devi dare almeno 3 milioni e 5, caro. 3 milioni e 5. Non so se rendo. Se ne va. E il ragazzo è incazzato. Ok, ho i clienti comunque al giorno più 20%, eh. Non è assolutamente male, fratellino. Rai arriva con un po' di avidità e collezionismo. Vorrebbe... Anche lui sto coltello mi darà... Ah, l'ho preso dall'asta. Però dammi 15.000. Dammi 15, guarda. Ci faccio 2.000 euro. 15, 13, ma sei un barbone. Guarda, chiedo 13.680, così ci faccio un euro, ti prego. Ho fatto un euro, sono contento, grazie. Allora, Edmondo invece, oddio santissimo, no Edmondo, che sei sta poverata. Questa signora, adesso gli mando via tutte le cose che costano meno di un milione, eh. Così ci sgrassiamo un po' i bonobi, via via le scimmie, basta, non è uno zoo questo. Califfato fa timide, un pochettino di, no, un oggetto, una fede di candeliere. Il bro è... tipo collezionista, un po' competente, un po' avido e impaziente. Il brother stima 1,3, ma sai che tipo, nel senso, ti do 900.000 euro e tu ci stai perché ti stima 1,6. 900.000, io gli sto per rompere il cervello con un chiodo. No, vada via, alla prossima. Marti, guarda, tu sei super avido. Sto coltello, mi sa che nemmeno volendo non lo paghi tipo 3, 4 milioni di euro. 1,2, lo caccio via prima che mi insulti ancora il cervello. Allora, signori, Benito, qua mi sa che non sta lavorando. Bro, Benito è ancora Benito. Ehi, amico. Quanto costa questo? 400.000 per sistemarlo. 129. Benito, qua si lavora e si produce. Qua non voglio scansa fatiche. Che abbiamo? 141. Questo 800. C'è una cosa di un milione, ho visto. No, devo fare l'uccello.
Bro, l'uccello. L'altra volta ho millantato che l'uccello poteva costare un sacco di soldi. Mo lo si va a livellare. Via. Sistemiamo. Se arriva poi un altro benito. Lo ripeto, non c'è nessuno che mi interessi. Fortunello, analista. Apriamo la giornata numero 2. Jerome. Ah, vabbè, è un po' collezionista. Ma non me lo pagherà mai bene questo. Guarda, mi dà. Va via. Non mi dà mai un euro per questo. Cioè, devono essere almeno poco. Devo avere il culo che non siano né impazienti né taccagni. Cioè, almeno poco. Se no, è un bagno di sangue. Anche poco competenti, volendo. Ma ovviamente non è mai così. Ok, la signora è un po' competente, un po' avida. Vorrebbe comprarmi il martello da guerra. Signora, l'ho pagato un poco. Costa tanto. Tu mi dai poco. Dammi almeno 3 milioni e 5. Sono disposto a vendertelo. Che dici? Non ho lasciato nemmeno se mi li dà in ginocchio. Se taglia la mano. No. Summer, salve. Avide collezionista. Qua devo picchiare qualcuno. 1,3, signora, non ci. Tanto l'ho pagato pochissimo. Forse era il pegno che non hanno riscattato. Brother, guarda, 1,7 e 80. Fammi pensare, accetta l'offerta. Grazie, signora. Troppo gentile. Paige invece è un po' avide tipo collezionista. Vuole la mia poltrona. Signora, 4 milioni per la poltrona. Mi sta venendo una sincope. Richard, salve. Il tappeto per pregare le divinità estere. Non mi interessa. Hugo, invece, è avido. E vorrebbe comprarmi il coltello da 1,5 milioni. Quanto sei disposto a darmi? Allora, aspetta. È cattive condizioni. Aspetta, è cattive condizioni. Aspetta, aspetta. Se mi dai 3 milioni, lo accetto. Se no, no. 3 milioni. 3, 2, 5. Ragazzi, sale tanto questo. 3 milioni. Dai che arriva. Dunque, non c'è. Vabbè, ok, lo si sta. Cattive condizioni vuol dire che ci faccio un sacco di soldi. Vedo la boss. Magari costa 5 milioni, dopo dire. Va bene così. Leonardo invece. Leonardo è un pochettino. È un pochettino avido. Vorrebbe il mio coltellaccio da. L'ho pagato. Ma ti ucciderei questo coltello. No, alla prossima. Eva non costa niente. Infatti, la bicicletta non costa nulla. E chiudiamo la giornata. Ma tranquillo. Ma tranquillo che lo streamer adesso cucina. No. Butta fuori, non ce l'abbiamo. Quanto ci mette Benny a sistemarmi il piccione? 3 giorni. Tanto, questa roba qua. Ho delle cosine veramente spicy da vedere. Cioè, se arrivasse il tizio giusto, io 200 milioni li faccio in una giornata. Ma devo avere il culo che la signora Trisha non si avida. Sono tutti quanti così. 3 milioni. No, signora, guardi, è almeno 6 milioni. Altrimenti io le buco le ruote della macchina. Porca miseria, costa niente. Sto coso se ne vada, barbone. Edward finalmente ha deciso di portare i soldi. Però vorrà qualcosa di estremamente costoso. Siccome vuole il piccone. Collezionista, vediamo. Vuole il piccone. Ok, 9, 9. Allora, chiedo almeno 15 milioni. Io avrei chiesto 19 a un altro, Il bro non rioffre neanche. Non controbatte. Accetta direttamente. Grazie per questi 9 milioni di profitto. Mancano meno di 50 milioni ai 200. Ok, Lori invece non ha nulla di particolare. Vuole il mio cannone per deviare lo zio. Io, guarda, mi da poco. Io, più che veramente insultarle i trisavoli, non so che fare. Pamela, salve. La signora Pamela si mostra al negozio un pochettino avida, un pochettino collezionista e vorrebbe un libro antico dell'impero persiano. Pagato 2 milioni e 6. Signora, 4 millions. Me li dà? 1,7. Santa Madonna, che pazienza. Gian Messi, con sti baffi e sta competenza, vorrebbe invece comprarmi il martello da 2 milioni e mezzo. E mi dai 3 milioni e 4, amico, 3 milioni e 4. E stappiamo lo spumantino con lo buono. 3 milioni e 4. Dai, fratellino, ci stai. No, grazie, penso che me ne andrò. Non ci sta. Io ci provo sempre a buttare l'amo a dire, amico, ci proviamo. Niente. Jeff invece, un po' avido, vorrebbe comprarmi le uova di drago. Bro, perché non pagano un cazzo le proteine? Questi sono stupidi. Zoe invece ha questo robino che non costa niente, quindi non mi interessa. Mentre Maivi. Oddio, Duomo di Milano. No, bro, allora, no, bro, aspetta. Rarità mitico. Souvenir del Duomo di Milano del 1935, riconducibile alla Germania nazista. Bro, abbiamo il Duomo nazi. Quanto costa? 2 milioni e 100. Tocca comprarlo. 2,9. No, signora, ma te stai malissimo. Signora, 2 milioni. No, 2 milioni lo compro. Lo compro, signora. 2,7. Raga, è però impaziente, competente, sta baldracca. No, raga, cosa faccio? Lo strapago, lo pago 700.000 in più. Lo potrei sistemare volendo, però secondo me non arriva tanto alto col prezzo, quindi devo lasciarlo andare, signora, mi dispiace. Lei voleva approfittarsene, certo, la nostalgia c'è, ma non potrà sicuramente raggiungere questo prezzo, quindi devo lasciarlo andare. L'oggetto comunque sicuramente stra interessante. Giornata 4, abbiamo un niente di bello, non vedo nulla di strano, nulla di particolare. Che è questo qua? Barbon. Andiamo, giornata numero 4. Benito manca detto. Manca quanto? 2 giornate. Apriamo la giornata numero 4. Io ho 16 oggetti.
Sto facendo una fatica puttana e cavillo per l'ennesima volta in 4 settimane, ma arriva ad abbassare nuovamente i prezzi. Mantieni i prezzi attuali. Ragazzi, è finita. Prezzo oggetti meno 15%. No, raga, sto gioco sta diventando veramente un qualcosa di infattibile. Cioè, sta diventando qualcosa di veramente devastante. Serena, salve. Lei... No, adesso, ragazzi, devo praticamente... Ma guarda, l'ho pagato 1,6, mi dà 1,6. Ah. Ace, salve. Lei che è anche avida. Cosa? 2,5, no, 1,6. Schippa. Questa cosa schippa. Signora, lei che vuole il tappeto da 1,4 che è super competente e avida, quanto mi dà? Mi dia... raga, devo chiedere 2,4. Cioè, un milione ce lo voglio fare. Almeno di quanto l'ho pagato io. No, raga, è infattibile. Wood, salve. Lei cosa mi dice? Vecchio coltellazzo. Qua, beh, gli chiedo 240.000. Non me li dà. Scommetti 158. Mamma mia, voglio sanguinare dagli occhi. Rick, salve. È avido. Rick vuole il coltello e non mi darà niente, giusto? Mandami. Helga invece, che è avida, vorrebbe comprarmi la poltrona, mi darà. Tanto, guarda, io chiedo 3.400.000. 3 milioni e 4, vecchio, 3 milioni e 4. Va, fai pensare? No, non ci sta. Smith, salve. Lei che è avido e vorrebbe... Madonna di Dio, non me lo pagano un cazzo sto coso. 2.240.000. 2.4. Aiuto. Allora, chiudiamo, giornata 4 fatta. C'è un'asta, però posso rifarmi. Christopher, non mi interessa, butta fuori. Patrick Byram, deve arrivarmi Adolf Obama. Io impazzisco. Falsare non esiste. Cacciatore di tesori. Ehi, non ce l'ho un cacciatore di tesori. E io ho 2 spazi disponibili. Amico, io me lo prenderei un Ben Newcam come... Ragazzi, non li posso comprare gli oggetti. Ma se me li trovo lui, li posso rivendere. Posso, diciamo... No, un pochettino rinforzarmi delle... Io l'ho provato ad assumere, vecchio. Faccio questa assunzione così. Un pochettino... Poi dite che succede. Andiamo, intanto c'è anche un'asta. Andiamo. 4 oggetti se vola. Abbiamo di buono epico. Vediamo subito questo che succede. 240... Non mi interessa, costa pochissimo. Poster di waiting pledge. Quanto costa? 1.300.000, ragazzi, ma stiamo sempre bassi, eh. Sto sempre basso. Qua finisce very, very male. Finisce very, very... Al massimo costa 1.000.000. Ok, 1.100.000 volendo. Ultima offerta per lo streamer e poi è tutto vostro. Tutto vostro. È tutto mio. E me la giudico io. Lo streamer. Si gode. E falò di Dark Spirits. What the fuck costa sto coso? Partiamo bassi, a meno che... Questo magari costerà 1.000.000, secondo me, non di più. Ho un po' paura. Al massimo offro ultima offerta. Non mi fido. Ultima offerta. Ultimissima. Non mi scammate. È tutto vostro. È tutto vostro. Tutto... Non li spenderò mai, sti soldi. Sono impazziti. Io me ne vado. Cavoli vostri, io non ci metto naso qua, assolutamente no. Giornata numero 5, signori. Apriamo. Ehi, set, arriva al negozio e questo coso non costa 1.000.000, no. No. Jessica, salve. Ok, competente, avido e collezionista, vorrebbe... ok, il poster che ho appena... Mettiamo che era messa male, non me l'avrebbe mai comprato. Però è un po'... Saul, questo nome qui, è competente. Il brother vorrebbe comprarmi le uova da 4.900.000. Oh, mi paghi qualcosa? 6 milioni. Raga, devo stare basso. Non le comprano, se no. 6 milioni. Dai, che vendiamo qualcosa. Dai, ho fatto poco. Sì, però veramente. Io, fa conto che normalmente chiedevo 9. È devastante. Non riesco a farci 2 euro questi tizi. River arriva con l'avidità di non so cosa. Vuole un coltellaccio. Signora, se vuole. Dai, lo paghi. Questo, io questo ci vado a rimettere. Non lo venderò mai per 150 euro. Me ne vado. Deria, salve, questo robo 2 milioni. No, di Gesù, però questo è di Gesù. Lei è competente un poco. Aspetta, vuole poco. 1.500.000. Però poi è anche vero che posso fare cose a meno. Perché io sto sempre a dire, cazzo, non vendo. Però cazzo, posso anche prendere cose a poco. Dai, grazie signora. Un altro poster uguale, leggendario, costa 2.500.000. Va bene, faccio 2 a sto punto. Però 17. Io vorrei fare anche il magazzino alla fine. No signora, non lo prendo. Cioè, lei è avida e competente, non ci guadagna niente. Bob, she arriva con... Bobby, 2.500.000, Bobby, 4 milioni, Bobby, 4 miliardi. Sherman invece, non mi interessa, cara Sherman. Jennifer, salve, lei è un po' competente, un po' avida e vorrebbe che cosa, signora? Il mio coltello, signora, mi dà 200.000 il suo, non lo voglio più vedere sto coso. Ci perdo 2 euro, sì, ma non mi interessa, va bene, ci ho perso 24k, sì, tranquillo, li rifacciamo. Allora, Benito ha finito il lavoro sul Bococo, abbiamo finito il pegno con 1.800.000 di guadagno, si gode. Vado adesso a sistemare che cosa? Qualcosa che costi, ragazzi, dei soldi, cioè lo streamer non è che sta lì a vendere, a comprare, così per far piacere agli altri. Lo streamer deve diventare multimiliardario, quindi questo quanto costa? 30.000. Ah, tra l'altro c'ho anche il disco, c'ho anche Erika. A volte ce ne dimentichiamo, ma abbiamo anche Erika. 115, mi sa che sistemo quello che costava, tipo, c'era qualcosa da 100 qualcosa, 129, questa qua.
470. Signori, lo streamer fa restaurare a Ben la spada. Vediamo quanto costerà. Diversamente Marco non mi interessa. Abbiamo butta fuori Sam, non mi interessa. Non sarà neanche pubblicità neanche. Andiamo sparati esattamente dentro la giornata numero 6. Si apre e si vola. Questo... No, grazie. Signora Jenna, salve. Cioè, io... La cosa divertente è che adesso in questo momento ho i clienti più al 20%, ma sono anche taccagni. Quindi è lo schifo più totale. Lo schifo, chiudi. Allora, Jenna, salve. Ok, avido e competente. Signora, il bococo. Il bococo l'ho sistemato, costa l'ira di Dio. Comunque, cioè, se lei è super abile e super competente e mi dà comunque più del... Cioè, quasi praticamente il doppio di quello che l'ho pagato io. Questo qua lo faccio analizzare da Sempronio, mi fa un sacco di... Vecchio quel coso lì, quel piccione lì, secondo me ci fa diventare ricchi. Laura Burrito, avido e competente. La cadrega, signora, mi paghi 4 milioni, la prego, mi dia i soldi, sono barbo. Madonna. David ha un altro tappeto per pregare agli indù. Lui è collezionista e avido e impaziente. Vorrebbe 1.400.000, mi sa che te levi. Cioè, costa anche poco volendo. Io potrei dargli, guarda, giusto per fare. Certo, però, vedi, è avido e collezionista. Cioè, potrebbe anche costare 1.000.000, vuole tantissimo. Io non... 1.000.000. Grande, si gode. Ok, ok. Cannone di Wolfgang che costa la bellezza di 1.200.000 di Giuseppe Carribaldi. Competente e tipo avido, impaziente. Oh shit, bro. 1.100.000, ma costa 1.200.000, baiocco. C'è almeno 15% e si guarda... 800.000, prendere o prendere? 800.000, io non salgo, quindi ecco, accetti o accetti. Non è che ci del senso, no? Frederick, salve. Competente, avido, a prendere a schiaffi. Il bococo mi darai tanti soldi, ma non li accetto. Siamo già a 3.100.000, attenzione. E lui, ripeto, è anche competente e un po' vidello. E non è collezionista, che esattamente alzano il prezzo. No! Michael, salve, competente, collezionista. Vuole il libro antico da 2 milioni e 6... 5 milioni, perché questo è... C'è la ricetta del Krabby Patty, compralo. No. Patty invece, che è competente, avida. Vabbè, competente anche poco, però impaziente, collezionista, poster, trasta, compra. Sono un truffatore, è vero, però se me lo compri, fidati, dentro ci trovi compramelo, non sono bravo a vendere, si vede. Vabbè, io ci ho provato. Lo venderemo a 1.500.000, a questo punto pure lo sistemo. Non ho problemi, trasta. John invece vuole vendermi... No, raga, ancora Germania nazista, ma basta. Allora, ok, Stonehenge dei nazisti, parliamone. 5.300.000. Ragazzi, lui non è collezionista e non è... Ragazzi, sto coso costa un botto di soldi. Gli do 4.700. 4.700 mi sa che è un bellissimo pre... 5.1, ragazzi, accetto, lo prendo. Ragazzi, c'è lo Stonehenge dei nazisti. Cioè, letteralmente. Allora, restauratore. Bank. No, non ho purtroppo quello che mi serve. Non ho il brother. I commenti possono comandare dei tuoi clienti? Cosa vuol dire? Ma, ok, però, ok, però non mi fanno entrare soldi. Questi non è che vendono le cose al posto mio, mi sa di no. Vabbè, ho un magazzino. Ah, non... No, non c'ho spazio. Posso buttare qualcosa che fa schifo? C'ho qualcosa che costa poco così faccio il magazzino? Esiste qualcosa che faccia veramente vomitare che lo butto via? Non lo so, io chiedo, cosa potrei buttare? Non butto niente. Non posso. Dovrò, c'ho cose che costano almeno 1.000.000. Non posso. Apri giornata numero 7. Non voglio che tu mi sistemi niente. Bob, ogni volta che c'è un restauro per corrispondenza, io devo piangere che mi devasti il negozio. No, non mi interessa. Fatemi via. Leroy Burrito, che è un po' avido, vorrebbe comprarmi il cannone da 1.800.000. Oh, guarda quanto lo voglio. Laura invece è un pochettino. Laura è un pochettino impaziente. Gli interessa il libro antico. Ho questa sorta di misclick nei non mi interessa che è veramente interessante oggi. Howard, che è completamente avido e impaziente, vuole il mio piccione. Adesso devo bloccarlo perché finché non lo vado a identificare non voglio venderlo. Claire, che invece è avida, vorrebbe la collana ma non mi darà un euro. Io, signora, a 2 milioni ci faccio 300.000 euro. No, in realtà ce ne faccio di più, però è una poverata. Non mi comprano niente. Dominic, salve. Competente, avido e non sappiamo nient'altro. Il brother ha un bel bracciolozzo medievale. Pagato 3 milioni. Fai pensare un attimo. 6 milioni se me li dai. Allora? Non l'accetta, se ne va. Ok, piccione costa... Bello, 1.700.000. Lei è però avida. Brother, se tu mi trasti, io faccio 1.300.000 euro e me lo prendo. Dico bene, Dico bene. Accetta l'offerta. Grazie mille. Perfetto. Demet, salve. Oddio. Ma io appena apro, guardo subito qua. Ed è sempre al massimo. Avida. Ok, vuole la mia. Il mio coso. 1.600.000. 1.600.000, dai. Se no, veramente non ci guadagno niente. 1.600.000. 1.600.000, signora. Fai pensare. Jess invece, avida, vorrebbe comprarmi il cannone da 1.200.000 e mi dà 800. No, gli davo io 800. Lei mi deve dare almeno 1.000.000.
se no il palla con un pollo che costa poco non lo prendo. Grazie, alla pro, gentilissima, alla prossima, grazie. 20 milioni sta settimana, però veramente si sta sudando sangue. Restauratore, Frodo, non voglio nessun Frodo in questo negozio. Aiuto, nemmeno, nemmeno Jamie, nemmeno Xavier e nemmeno Liu. Che fatica, siamo a 145, 19 oggetti. Prima di cominciare la prossima facciamo così, andiamo a sistemare Benito che va a vedere l'uccello quanto costa. Vado, l'altro Benny, che non so quanto ci mette ancora a... Quanto ci mette ancora a sistemare la spada? Un giorno, poi andiamo direttamente, ragazzi, a bustare lo Stonehenge, questa era l'ira di Dio. Signori, prossima settimana, cioè dobbiamo... O meglio, questa che arriva. Cioè, bro, devo saltarci fuori. Devo riuscire a... Mamma, invento qualcosa, perché veramente è devastante. Signori, mese 27, settimana 4, giornata numero 1. Riapriamo il banco con il signor Andrea, con questi baffoni incredibili, con un po' di competitività. E vorrebbe comprarmi il mio tappeto per... Ah, ci vuoi pregare, la Yatto, la 1 e 9. Che dici, allora? Al diavolo, d'accordo. Si gode, signori. Ho fatto 600k, poche sì, va bene, almeno faccio un po' di spazio. James, invece, che non si sa nulla, vuole comprarmi sto pesce, però 2-3 per il pesce. È tutto tuo, dai, che dici? Al diavolo, d'accordo. Grazie mille, caro, che un milione fatto, si gode. Questa roba quanto costa? Che la sono la Patricia è tipo collezionista, vita un po' competente, un pegno da... No, grazie. Spavalda Harslan. Oddio, super avida, signora. Il poster di Gesù. Va via. Denise, salve. Lei non si sa niente, però ha degli oggettini da 3 milioni di Gesù, ragazzi. Gli orecchini. Però ho gli orecchini di Gesù. Se mi dà tipo se c'è tra 2 milioni e 3, io li porto a casa. Cioè, o 2 o 5. Ok, ci sto. Grazie mille, signora. Alla prossima. Nisa, lei che avida e collezionista. Vorrebbe. Ok, ho i miei orecchini di Gesù. Mi darò un cazzo. Se ne devo, evaporare dal pianeta. Allora, chiudiamo. Abbiamo Sean Franco. Gianfranco, che invece è collezionista. Ok, è tipo avida, impaziente e competente. Vuole il mio libro antico. Oddio, perché siete così barboni? Paul, salve, Poldo. Ok, cos'è sto? Costa niente, va. Non mi interessa, se ne vada. 1,5 milioni. Diciamo che... Beh, allora, coltello rinascimentale ha fatto un bel glow up. 2,9, non mi lamento. Altrimenti mi dava all'inizio 2,6, mi sembra. Così non è assolutamente male. Il piccione lo vediamo tra un giorno. Diversamente, però, Benito Libero, dobbiamo buttare su qualcosa. Devo buttare su 400k. Costa sistemare il tappeto. Questo quanto costa? 150. Nah, questo quanto costa? Nah. Quanto cazzo costa invece tipo lo Stonehenge? Questo 700. Se no questo 300, ragazzi, faccio gli orecchini del brother. Gli orecchini di Gesù. Vai, sistema gli orecchini. Non c'è nessunissimo personaggio che ti interessa. Ma c'è un'asta. No, c'è un buttafuori. Ping soon. Nah, apriamo l'astina con due oggetti interessanti. Quell'altro non ci interessa, ma il souvenir del Reich, terzo Reich, non costa un cazzo. Devo andare via, purtroppo. Non posso farmi questa, godermi quest'asta, perché la, cioè, se partiamo dal 150, vedi che la stima deve essere veramente bassa. Giornata number 2. La signora Atena arriva con competenza, un po' di abilità e anche collezionismo. Vorrebbe il bracciale medievale da 3 milioni di euro. Signora, guardi, io no, io non so neanche contro Fede. 6 milioni voglio. Cristo. Lisa, avida e collezioni, scusa, e impaziente. Vuole il mio Stonehenge nazista. L'ho pagato 5 milioni, signora. Non glielo darò mai per 4,7. Mi scusi, signor Giuliani. Lei che invece è avido, impaziente e tipo competente. Vuole il mio cannone medievale del 1,2,6,3. La metà io dovrei anche prendere in considerazione. Se ne vada. Siegfried arriva con un bellissimo forno. No, grazie. La signora Isabel arriva con dei soldi. Vorrebbe con 2 milioni e 2. Dai, signora, 2,2 ci stai. Signora, 2,2, dai, 1 milione e basta. Lanciassero le linci. Valerie, salve. Lei che è un pochettino avida e vorrebbe... Cos'è sto coso? 900.000. Sotto il milione non si prende niente. Dominic invece, avido, un po' collezionista, un po' strano. Libro antico, 2 milioni e 6. Mi dà la bellezza di 4 milioni, vero? Vero? Darei una martellata. Tanza, salve. Competente e collezionista. Lei martello da guerra, 2 milioni e 2. O 1,4. Io non ho capito nemmeno. Alanis, invece. Come si legge sta? Devo essere una birusta, non lo so. Competente, rapida, impaziente, signora. 2 milioni e 5 di cadrega. No, vada via, ragazzi. Al prossimo, tante belle cose. Porca puttana, ragazzi. Ve l'ho detto che il piccione costava... Cioè, ragazzi, cioè, no, 9 milioni di uccello, bro. L'ho pagato 2 milioni. L'ho detto che se... Mi davano 3 milioni, c'era qualcosa sotto. 9 milioni e 4! Il pennuto! Quando l'ho preso, ho detto, qua faccio la giocata. Vecchio, ti è. 9 milioni e 4 di pennuto. Ma are you serio? Are you serious? Sei tu cereali? Andiamo, restauratore. Gale. Nessun Gale in questo negozio. Giornata numero 3. Andiamo. Will, come è messo? Questi pantaloni quanto costano? Willy! È un falso, brutta scimmia, va via, subito. Mark invece, 1,7 di collana. Mark è tipo avido, impaziente, collezionista. 1,2. Potrò mai controbattere a uno che non mi fa offerte...
Samuel arriva con una salamandra. 3-3 di salamandra, molto interessante, competente e avido. Io andrei 3-8. Però, ascolta. No, devo guadagnare 2-7, signore caro mio. 2-7, che dici? 3-4, non lo posso prendere, mi dispiace. Alla prossima, grazie mille. Phil invece, che è super avido e impaziente, vuole il mio coltellaccio. Mi dai, guarda, mi dai 4 milioni per il coltello, te lo rendo. Allora, te lo vendo. No. Agnese invece, che è un pochettino avida, vorrebbe comprare il tappeto antico. 1 milione l'ho pagato, eh. Ragazzi, sto qua sistemato, faccio un sacco di soldi, non lo vendo assolutamente. Andy invece, non mi interessa. Avery, allora, già che è un po' incompetente. No, non me da un euro. Quando hanno, oddio santissimo, quando hanno tipo competenza alta e abilità alta, posso già skipparli senza guardare, tanto mi darà mai i soldi. Zelda, salve, questo oggetto quanto costa? Ragazzi, un cattivo e leggendario può diventare costosissimo, oddio. No, mi chiederà una cifra impossibile. Non lo so, ti do 700.000, non so quanto può costare, non lo so. Mi sa che l'ho presa nel culo. No, mi sa che mi hanno scammato, mi sa che... Porca puttana. Eleanor invece... Porca vacca. Eleanor è impaziente, vorrebbe la mia... No, grazie, alla prossima. Michael, guarda, ma perché devono essere tutti così? Cioè, quando sei così, è terrificante. 2.600.000, un e mezzo, vale il doppio, un e mezzo. Anzi, l'ho pagato io il doppio, un e mezzo. Giornata 4. Io voglio veramente piangere in 6 lingue diverse. Devo sperare che costi tanti soldi di sistemarlo questo, sennò veramente io vado in bancarotta. Andiamo in giornata numero 4. Un famoso canale TV mi ha offerto una parte in un documentario sugli alieni, ma non so nulla se ne cosa vuoi fare. Brother, accetta qualsiasi cosa dirai, ti pagheranno comunque. Accetta! 7 milioni e mezzo! Bro, ma faccio il truffatore, ma che stai dicendo? Certo, ho perso 15 di reputazione, ma 7 milioni e mezzo. Questo mi copre. L'acquisto della regina fake mi copre. I clienti stronzi. Sì, ho fatto bene. Joanna, salve, barbona, via. Cazzo, però veramente sto sanguinando da 2 episodi. Fammi fare 2 soldi, non me li danno, va via. Elsie, salve. Lei cosa vorrebbe? Il mio piccione. Signora, quanto... Signora, per il piccione almeno 15 milioni di euro. Milioni. No, vado via. Giuseppina, che in realtà è un uomo e c'ha i baffi. No, è la barba. È impaziente. Ok, quanto mi dai per sta... Mi dà pochissimo aiuto. Vabbè, no, grazie. Tulin, che tu sei completamente avida. Non mi... Il tappeto, guarda, piuttosto che venderlo mi recido la orta. Giorgio Wang, che invece è completamente collezionista, vorrebbe il mio cannone incredibile. Ma mi dai 1.500.000, te lo vendo. 1.500.000, ma non di più. 1.500.000. 1.500.000! Lo vendo ugualmente perché non... Cioè, ho 18... Non posso manco fare il magazzino questa settimana e non ci starei proprio. Non mi interessa, signora, grazie alla prossima. Maradona, non mi interessa, grazie alla prossima. Ciao. Invece, avido, vediamo se cosa. Non mi comprerai mai sto coso, ma nemmeno se ti impegni, perché non c'avevi neanche i soldi in 6 vite diverse. 3-4-3 puoi andare. Sibilla, invece, che è completamente avida, vorrebbe comprarmi anche. Non ve lo vendo. Come vi vendo un souvenir dello Stone Age nazista se non c'avete i soldi? Non ve lo do. Rimane mio. Ok, gli orecchini li ha finiti. Che cosa? Il cacciatore di tesori? Ma, no, ma cos'è? Costi collaterali della missione. Vabbè, ho pagato 27.000 per i costi della missione, ok. Ma quanto vale l'oggetto che ha preso? Quanto può costare? Ma è una porcata! Ma è una boi... Ma fa schifo! Ma cosa... Ma mi... No, 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 raga, il cacciatore di tesori mi trova delle porcherie. Ma costa... Ma scusa! Ma io voglio... voglio... Ah, l'ho anche messo a sistemare. No, mi scli... No, aspetta, magari... Aspetta, magari... Aspetta, magari non me lo fa... Buono. Stai buono. Così lo vado a fare... No, sto coso lo butto via. Allora, quanto costa questo? 200.000 sistemarlo. Questo qua andiamo subito a... Andiamo a darci un occhio a vedere quanto può costare. Andrei a sistemare a sto punto. Questo 300, questo 400, faccio questo. Vai. E poi vedremo se magari anche lo Xeno mi porta a casa 2 euro. Butta fuori sacco, non mi interessa. Partiamo giornata numero 5. Vediamo che succede. Maradona di nuovo. Super competente. Vorrebbe la mia poltrona. Mi dà 4 millions. Che dici? Ci stai 4 milioni. Un euro. Charles, salve. Oddio, che è anche avido. Oddio, souvenir. Non me lo... No, grazie. Emin, invece, che è super avida e un po' collezionista, vorrebbe comprare il coltello rinascimentale da 2.900.000, parliamone. No, grazie. Sasha, salve. Adesso a lei vendo qualcosa, perché sennò veramente io passo l'intera serata a offendere tutti i clienti. Competente. Ok, 2.900.000 di spada. Guardi, mi dà 4. Va, arrivo, scendo anche a 3 milioni qualcosa. 3 milioni e 4. 3 milioni e 4, signora, 3 e 4. Io ci metto tutta la buona volontà. Cioè, dalla stima aumentavo 500.000 euro. Chissà quanto. Bonova. Dominic, salve. Lei spero non abbia visto la lite con la signora di prima, ma spero sia molto più propenso a comprare il bracciale pagandolo quanto merito, ovvero 6 milioni di euro. Scendo anche a 5, volendo. 5. Oh, scendo 1 milione. Cioè, 1 milione. 5 milioni è onestissimo.
voglio picchiarli con una cinghia per i pantaloni. Allora, oddio, che sono sti cosi? Leggendario, che sono ste robe? Che è sta roba degli illuminati? Quanto vale? 1 milione. Un milioncino. Non lo so, non mi fido. Gli offro 800.000, non di più. 800.000, no, 800. No, 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 ragazzi, no, no, no. No, 800 detto e 800 solo. Jessica, salve, leggendario. 4 milioni. Oh, e la spadina golosa della signora Jessica è stata interessante. Perché, perché quando sono così interessante lei è super rapida e collezionista? Perché mi chiedi ovviamente di più, anche se ho un ribasso di 15%, brutta Bertuccia. 3 milioni e basta. 3 milioni. Sì. Perché uno diventa omicida? Beh, ci sono tanti motivi. Questo lavoro è esattamente uno di quei motivi. Bonnie, salve. Lei è competente, vorrebbe comprarmi l'ombrello. Me lo compri. Uè, come 70k? Va benissimo, lo prenda subito. Va bene, intanto me l'ha preso il tizio, volevo solamente che liberarmene. La signora Jeffrey Woods, invece, che è super avidella e impaziente, vorrebbe, signora mia, sta spada 3 milioni e 4. Che dice, ci sta? Allora, no. E se no, Pamela, che non ti chiami Pamela, ma per me sei Pamela. Ok, competente, avida e un po' impaziente. Vuole lo Stone Age, ma no. 5 milioni. 9 milioni. 9 milioni, cazzo. 9 milioni. Non credo. Non credo. Come non devo? Vabbè, in questa giornata invece non c'è nessun impresario, nessuno, scusa, dipendente possiamo prendere. Giornata 6, abbiamo il restauratore impegnato, sempre, manca un giorno anche tanto per scoprire gli orecchini. Questo coso, 2 giorni, mi sa che li vedremo. Oddio. Faccio 6, 7 e li vedrò. Sì, giornata numero 1, saprò quanto vale questo coso. Sperando che, o meglio, no, tanto vedrò quanto l'ho pagato, ma non saprò valore, in teoria. Giornata 6, apriamo, vediamo che succede. Lili, abbiamo, oddio Lili, perché sei così competente? Perché sarai sicuramente un chiodo in culo. 4 milioni e 7, ragazzi, sto scendendo tantissimo. 4, 7, 2, 7. René è invece, poveraccia, non mi interessa. Jordi è avido e un collezionista. Mi darai dei, da qua mi dai dei soldi, però 1 milione e 7. Che dici? Allora, dai. Raga, ma aiuto. Ma aiuto, cioè, non mi interessa, vada via. Brody, ti prego, aiutami tu. 6, 8, no, grazie. Natalie, ti prego, aiutami tu, 3 milioni. Tu sei, beh, dai, non è neanche tanto avido. Dai, signora, l'ho pagato 3 milioni. È tipo il mio bracciale, dai, 5 milioni. 5 milioni, ti prego, dammeli. 3, 1, 4 milioni e 5. Sono sceso un sacco. Fammi pensare. No, grazie, si è fatta male. Io sto coso, io ce l'ho, che tipo, avevo ancora 12 anni, ne ho 30. Cioè, non riesco a venderlo. Oh, Marco, cos'è sto coso? È tipo, sembra Devil May Cry, però versione, tipo, cuciniamo. Devil May Fra... Ok, 1 milione e 100, va benissimo. Ok, ok, è impazzito. Ok, okay, parliamone. Ti do 700.000 euro. Che dici, ci stai? Allora dunque, perfetto, grazie. Ellen invece, competente e collezionista. Ok, cosa vorresti? Il coltello rinascimentale che potrei venderti. Vecchio, se mi da 3 milioni e mezzo glielo vendo. Ma sei crazy? 3 e mezzo? Beh, sì, l'ho venduto. Oh, finalmente, cioè, ma non si può, vera? Ma non si può. Porca vacca, gli orecchini 5 milioni e 3. Godo. Entra il giorno più 20% sono finiti. Abbiamo però, Abbiamo da vedere quando è questo coso qui. Lo posso, no, solo tanto, se poi lo ripariamo, che secondo me può essere veramente interessante. Andiamo. Restauratore, vediamo che cosa. Già, no, butta fuori. Metti un nemmeno. No, no. Però c'è un magazzino e non posso farlo perché io devo buttare via qualcosa. Dimmi che c'è un oggetto che non vale nulla. Tipo, dimmi che mi ha portato un altro oggetto. O lo stupido là, il tizio, il mio inserviente nuovo. Mi sa di no, ragazzi. Non posso fare i magazzini oggi. Oggi ho i magazzini chiusi. Potrei buttare via questo, però è mitico, capito? Lo posso sistemare. Ragazzi, oggi i magazzini sono chiusi. Grossa F. La cosa migliore sarebbe... Ok, mi piacerebbe sapere i prezzi. Questo qua sarebbe sicuramente più... c'è una cosa ottima da fare. Però io dovrei avanzare con i negozi. Perché secondo me la cosa importante da fare adesso è questa. Quindi dovrei riuscire ad arrivare a 200 milioni. Compro questo qua da 150. Anche se volendo... Io posso... Io faccio la pazzia. Io lo compro adesso. Io voglio comprare adesso il negozio. Bro, faccio la pazzia. Spendo tutti i miei 150 milioni, lo faccio. Brother, lo faccio. 150 milioni. Sono rimasto al verde. Ho preso il casino di Elite. Ora in teoria dovrebbe ritornarmi il rapper a quelle sue solite stronzate millantanti. Aspetta. Andiamo. Ehi, io, benvenuto al secondo livello di top, tipo to the top. Lo dicevo. Questa volta ti sfido a sfidare la sorte. Avrei abbastanza coraggio da scambiare il tuo oggetto casuale con un nuovo oggetto misterioso. Ma che allora, l'altra volta ho accettato. Mi sono beccato un oggetto che non costava niente. Mi dispiace, non penso che lo farò. No! No! Ma sei un figlio di puttana! No, ragazzi, da non credere, sul serio. No, brother, no. Cliente.
clienti al giorno meno... C'ho un double negativo. Clienti al giorno meno 20%, prezzo oggetti meno 15%. Ok, bene, grazie. Io gli taglierei un dito del piede, però ovviamente... Marianna, salve, è impaziente. Vuole il martello, non me darà un cavolo. Ma 2,7 me li dai, signora? 2,7, signora. Allora, affare fatto, grazie. Affare fatto, oh, si gode. La moto del signor... No, quanto costa? 4,8, bellissima. La devo prendere. La devo prendere, cocco bello. Mi dai, tipo, se accetti 3,7 milioni, io sono la persona più felice del mondo. Non lo so, e grazie, ma godo! Ok! Egrem, salve! Egrem, ok, poltrona antica 2,5 milioni. 4 milioni! 4 milioni! 3,7 milioni, perché sì? 3,7 milioni, non lo... Non ci stai, se ne va. Peccato. Helga, invece, ok, competente, avida e impaziente. Ok, volevo il mio poster. 1,7 milioni. Signora, allora che cosa mi dice? No, è stato Gabriele, invece, che è collezionista. Scusa, è avido e impaziente, un po' competente, vorrebbe la motocicletta. Adesso mi fa 2,8. Ma come 2,8? Ma vale 8. Oh, signor. Salve, Michelangelo Carver. Buongiorno, salve. Lei è impaziente e avido. Collana rinascimentale 1,7. Damogli meno, facciamo un po' i tocchi. 2,3. Oh, ma stai scherzando? 2,2, vecchio, ma te sei fuori dai coppi. Ma se... Queste persone sono da prendere veramente sassate con delle pigne. Kate, salve! Lei è competente, un po' avida e impaziente, ma il cannone medievale me lo pagherà dei soldi. 2,3 milioni, che dice? Ci sta, allo... La mando via subito. Comunque è bello il negozietto, eh. Devo dire che ci sta, è tanto rubino. Rihanna, salve! Non era ne... vabbè, avida, scusa, tipo avida e impaziente. Collana 1,7 milioni. No, ma qua non mi dà, meno di quello che l'ho pagato io. No. Mentre Killerman, che invece è competente, un po' avida, vorrebbe il poster di Squad Game, che non venderò perché buone condizioni. Certo, potresti sfumarlo. Beh, se mi dà 3,4 milioni, però lo posso vendere, onestamente. Io lo posso, 3,4 ci posso. Signora, finiamo in bellezza, me lo compro. 2. Ragazzi, accetto. Va bene, sì, ci posso stare. 1,7 milioni di guadagno. Vecchio, cioè, se non vendevo questo oggetto rischiavo quasi il negativo. Bilancio, meno 104 milioni. Ho 3,9 milioni. Signori, benito, ho sistemato il tappeto, costa 3 milioni, godo. Però, signore, abbiamo 3 milioni, ho il negozio nuovo. Ci mancano quanti negozi ancora? Mi manca 1, 2, 3. Bro, 3 negozi. Abbiamo solo 3 negozi e poi abbiamo finito. Però, sì, sta settimana... Oh! Abbiamo speso i soldi? Ho detto, Drastro, lo streamer qualcosa ti builda. Boh.